È finito anzitempo per mancanza del numero legale il Consiglio Comunale che avrebbe dovuto decidere del cambiamento del quorum per le sedute, del question time, ovvero le interrogazioni e risposte immediate che vengono date dalla Giunta ai consiglieri interroganti. Il punto all'ordine del giorno era già stato incardinato in una seduta precedente, ma per le risicate presenze in aula era stato richiesto di rinviare per avere almeno 20 consiglieri a seduta aperta. Ed anche questa volta troppo pochi consiglieri per poter discutere di un argomento che doveva essere ampiamente condiviso. Quattro gli emendamenti alla richiesta di cambiamento del quorum di presenza. Il primo, cambiare da 16 presenti in aula alla richiesta soltanto dell'interrogante, dell'interrogato e del presidente del consiglio o il facente funzioni che legittima l'apertura. Il secondo, cambiare l'orario delle adunanze dalle 17 alle 17:30. Il terzo, introdurre una sanzione pecuniaria per l'assessore che non risponde in tempo congruo. Ed infine il quarto, introdurre altre due sedute senza remunerazione, ovvero senza gettone. Al momento ci si riunisce il primo e l'ultimo lunedì del mese. Pare che sia stato proprio questo punto a non far trovare la quadra, un accordo di massima tra i consiglieri che hanno chiesto una sospensione di mezz'ora, al ritorno della quale non è stato raggiunto il numero legale per continuare la seduta. E dal tono alto della conversazione che si è tenuta in sala biblioteca, pare sarà difficile dirimere la controversia entro 24 ore. Infatti l'adunanza è stata rinviata a domani, venerdì alle ore 17. Si prevede una seduta che sarà deserta.